creare uno store dropshipping è un qualcosa che ti richiede chiaramente del tempo, ma a maggior ragione, se quello che vogliamo fare è creare degli acquisti impulsivi, andare a creare un processo molto corto e quindi da portare il cliente da una piattaforma alla fase appunto di acquisto, possiamo creare qualcosa di relativamente semplice e in poco tempo. Questo però non te lo dico e basta, ma te lo voglio confermare. Nel video di oggi ti faccio vedere in 15 minuti come creo una product page estremamente snella ma performante per andare a convertire visitatori in massa e trasformarli in clienti nel 2022. Ciao, sono Samuele, benvenuto in questo nuovissimo video. Se non mi conosci, io sono il fondatore di dropshippingkeys.com, dove all'interno aiuto le persone come te a partire totalmente da zero, creare uno store dropshipping e portarlo alle fasi più avanzate. Nel video di oggi, come ti dicevo, mi metto un po' alla prova, ma cerchiamo insieme di creare una product page, quindi una pagina di prodotto, che è quella che nel 99,9% dei casi i clienti arriveranno da appunto TikTok. Quindi parliamo nuovamente di questa piattaforma, utilizziamo questo come mezzo principale e appunto sto spingendo molto proprio perché andremo a mandare le persone direttamente qui. Dal video che vedono, clicca al link in bio e arrivano su questa parte. Lo creiamo, 15 minuti di tempo, andiamo a fare qualcosa di estremamente importante, interessante e di altissimo valore, e te lo faccio vedere step by step. Come al solito, poi, se sei interessato a partire con uno store nel 2022 completo di tutte le informazioni necessarie, sappi e ricordati che qui sotto trovi Dropshipping Keys 3.0, che è il mio corso completo dalle basi alle fasi più avanzate per partire con uno store, con tutte le lezioni, oltre 130 contenuti video preregistrati, il gruppo di supporto attivo 24/7 e delle live private settimanali di Q&A e coaching. Non ti voglio rubare altro tempo, partiamo con il video. Ok, quindi l'obiettivo del video in breve è proprio quello di farti vedere in modo relativamente facile e veloce come creare una product page, sapendo che questa è studiata per TikTok e sapendo anche che non serve una cosa assurda. Ti faccio vedere esattamente come vado a ragionare su quello che scrivo e come puoi farlo anche tu in modo facile, senza di nuovo dover inventarti 100 paragrafi di testo per andare a convertire. Te lo dico anche perché mi è capitato a volte di vedere degli store veramente giganti, descrizioni infinite e ovviamente poche conversioni. Meno cose ci sono, ma settate nel modo giusto, meglio è. Un'altra cosa che ho preparato anche per questo video è un mini giveaway, nel senso che quello che andremo a fare sarà creare una product page come si deve su un prodotto super interessante. Ad uno di voi andrò a scaricare l'intero file del tema, quindi con il tema settato, quello che andremo ad utilizzare, e sia anche la product page, la descrizione, le foto del prodotto, tutte le gif e tutto il resto. Quindi se ti interessa, se vuoi provare a vincerlo, un'altra cosa che ti dico è che di solito quando si passa allo store c'è il piano da pagare per sbloccarlo. In questo caso però non ti preoccupare, perché ti darò le informazioni per farlo con la prova gratuita. Non hai quindi nessun rischio, puoi scaricartelo, utilizzare questo file dovunque vuoi e andare a portartelo a fianco mentre lavori sul tuo store. Per appunto andare a vincerlo, qui prenderò più di un vincitore, quindi mi raccomando, se ti interessa lascia un bel mi piace a questo video, iscriviti al canale e commenta qui sotto, fammi sapere perché dovresti vincerlo tu, oppure fammi semplicemente sapere perché lo vuoi, quindi lo voglio perché voglio creare uno store e mi può tornare utile. Una cosa semplice, ripeto, prenderò 2-3 vincitori massimo con cui andrò poi a inviare appunto questo file. Arriviamo anche al dunque di quello che è il prodotto, te lo faccio vedere qui sopra. Questi sono dei prodotti veramente top. L'effetto wow è molto alto, questa praticamente è una shell, quindi una conchiglia che va a proiettare l'arcobaleno. Vari proiettori, il proiettore Galaxy, famosissimo, è andato benissimo nel passato. Questo potrebbe essere una nuova versione che potrebbe andare molto molto bene in questo momento. Sono prodotti broad, anche per TikTok è poi un prodotto perfetto e anche a livello di pricing comunque ha relativamente senso, quindi è gestibile comunque con un buon margine e con il trigger, diciamo così, di un acquisto impulsivo. Ok, adesso direi di partire, abbiamo in mente il prodotto, quindi cominciamo. Andiamo come sempre sullo store che utilizzo per fare questi video, insomma, e creiamo un nuovo prodotto. Partiamo dal nome, quindi una cosa anche qua che ti consiglio in ottica di TikTok è o dai il nome del prodotto, che è lo stesso del nome dello store nel caso di un one product, quindi magari qualcosa lato Rainbow Shell, no? Quindi la conchiglia, che è il nome di questo prodotto, lo crei sotto forma di brand e usi solamente quello nel titolo del prodotto, che non è una brutta idea. Quindi magari adesso, solo per appunto l'esempio, facciamo Rainbow Shell
che è il nome sia del brand e sia del prodotto stesso. Mettiamo come sempre il TM che dà un po' più di professionalità e poi partiamo con la descrizione. Qui, ripeto, vorrei mantenere una cosa molto molto semplice. Essendo che vendiamo su TikTok, ricordati che deve essere molto rapido il discorso, quindi andare letteralmente a scrivere titolo, descrizione, foto, titolo, descrizione, GIF, titolo, descrizione, foto, foto barra GIF, alternarle, utilizzarle tutte. Lo vediamo con calma, piccolo script di chiusura e poi filza di recensioni finali. Poi un'altra cosa da aggiungere sono le immagini, ma cominciamo prima di tutto a cercare il prodotto su Google. Magari letteralmente Rainbow Shell, si trova qualcosa, proviamo a fare immagini, proviamo a metterci magari projector, iniziamo a cercare insomma qualche keyword, ok, direi che ci siamo, Rainbow Shell, e poi quello che vogliamo fare è andare a filtrare di nuovo su strumenti tipo GIF. In questo modo, cosa già spiegata, troviamo le GIF di questa determinata keyword e quindi potenzialmente delle storie di competitor, che andiamo subito ad aprirci e vogliamo cercare delle foto principali come si deve. Ti dico, anche queste non sono male, questa è un po' ritagliata quindi non mi fa impazzire. Le foto principali anche qua, poca roba, non ce ne servono 10, 2/3, massimo 4/5, ecco, vanno più che bene. Quindi iniziamo a vedere qualcosa, questa mi sembra molto molto bella, anche questa è una foto interessante, però magari essendo quelle principali vorrei far vedere il prodotto, evitiamo le foto così a sfondo bianco anonime, quindi vorrei mostrare solo foto del prodotto dove si vede e fa vedere in effetti il pro, quindi questa è perfetta. Vediamo se si trova qualcos'altro. Un'altra cosa che ti faccio notare è che qui da Google proprio standard, quando cerchi una foto, ci clicchi sopra, qui di fianco te ne mostra altre, dalle quali possiamo trovare anche degli altri store, tipo ho trovato questo, Rainbow Locker, niente di eccezionale neanche qui, però questa foto fatta a 4 potrebbe tornarci utile in caso per altri contenuti. Dato che non c'è niente, andiamo a prendere quindi queste foto che abbiamo già visto prima e questa volta le importiamo sullo store. Ok, quindi abbiamo importato le foto standard, abbiamo detto queste tre, che sono delle foto decenti. Le informazioni qui da avere è che il prodotto dovresti acquistarlo e fare tu i contenuti. Contenuti che devono essere fatti, ripeto, in modo reale, in modo che fai vedere tutto il pro di quel determinato prodotto. Come puoi vedere, appunto, sono delle foto semplici, niente editing pazzesco, dove facciamo vedere solamente il pro di questa determinata lampada. E sono le stesse foto che dovresti creare tu, dipendentemente dal tuo prodotto. Se vendi un qualcosa, per esempio della nicchia gardening, fai delle foto in giardino. Se vendi dei prodotti della nicchia beauty, le fai in bagno, magari con una ragazza, con una modella. In questo caso accontentiamoci, quindi queste sono le foto principali, costruiamo quella che è la product page. Product page della quale inizio sempre a mettere un titolo. Il titolo qui quale potrebbe essere? Non lo so, adesso ci ragiono un po' io, ti faccio vedere tutto il processo. Cercherò di non utilizzare quelle che sono le informazioni di altri store, ma ti faccio vedere proprio la creazione da zero. Anche perché qui le informazioni dovrebbero essere 2/3 paragrafi con tanto materiale visivo. Ti faccio vedere quella che è poi anche la modalità che in cui i miei studenti creano questi store con TikTok per testarli in modo molto dinamico e chiudere la vendita in modo impulsivo, senza fare studi assurdi lato copy, ma mostrando i pro del prodotto e un po' di contenuti visivi. Thank you.
Ok, come hai visto, sono andato a creare i tre paragrafi che ti dicevo. Come hai visto, letteralmente da zero, nel senso che ho in mente il prodotto che cosa fa, vado a crearmi una sorta non tanto di storia, ma le informazioni poi sono quelle. Quindi, come vedi, qui ho detto un'esperienza luminosa senza precedenti ed è il primissimo titolo che dà un po' la intro al prodotto. Poi gli ho dato un'introduzione su quello che fa effettivamente il prodotto, ideale per contenuti sui social, quindi ho pensato anche un target, magari la ragazza che lo vede su TikTok, su Instagram, che fa delle foto, fa delle storie e le va a migliorare in questo modo, e poi perfetta per il giusto mood relax. Quindi in questo caso ho pensato al target di ragazza che torna a casa o che ama stare, insomma, a letto sul divano a guardare serie TV. Con questo prodotto va a migliorare in modo incredibile la sua esperienza. Di chiusura vado a mettere le specifiche e poi anche il shipping info e guarantee, che è un script che ho già mostrato diverse volte e che vado ad utilizzare su tutti i miei store. Questa, ripeto, è una descrizione che per vendere su TikTok funziona, è performante, è qualcosa di semplice ma efficace, sapendo che comunque i clienti vedranno un video con un altissimo effetto wow, arrivano allo store e poi questo è, non c'è una risoluzione di un problema, non è un prodotto per la schiena dove bisogna scrivere, fare un copy, no, su problema, soluzione, la paura di non avere il prodotto oppure le problematiche che porta il non averlo. Di conseguenza, ultimo step, andiamo ad includere i contenuti. I contenuti li vado ad includere dopo ogni paragrafo sensato, quindi come vedi, dopo queste porzioni, insomma, andiamo a metterci sempre delle foto o delle gif. Un'altra cosa molto molto forte che puoi fare è andare a creare tu stesso dei TikTok, ovviamente, e poi prendere quei TikTok, convertirli in gif e andare a metterli nella tua product page. Ora abbiamo già fatto prima il lavoro di ricerca dei competitor, quindi andiamo nuovamente su queste product page, vado a cercarmi un po' di contenuti e li importiamo nel nostro store. La cosa migliore anche qui è utilizzare delle foto e dei contenuti che sono comunque quadrati, nel senso che se li usi che sono magari rettangolari fatti per il lungo, quindi in orizzontale, viene molto schiacciato e magari non hanno così tanto impatto, e nel caso contrario in cui sono invece in verticale, allora ecco, fanno una descrizione veramente troppo troppo lunga. Quindi se le trovi o le puoi creare quadrate sarebbe ancora meglio. E come vedi anche qua ti ho preso un prodotto relativamente a caso, però vedi che c'è comunque poco materiale, quindi sarebbe una cosa molto sensata fare i video e le foto, come ti dicevo, da zero, anche perché appunto altrimenti tutti usano le stesse foto e poi il prodotto va a saturarsi in modo molto molto veloce. Quindi è importante creare sempre i contenuti da zero. Ok, abbiamo finito anche l'introduzione dei contenuti, sono andato a fare un'altra cosa che andare a mettere alcune parole chiave in grassetto nella descrizione, perché è molto importante in modo tale da mostrare comunque al cliente un po' di differenza tra un testo e l'altro. Quindi mentre parliamo ti faccio vedere anche qui di fianco lo schema finale della product page. Ho fatto anche un logo molto a caso, molto insomma al volo, ho messo una colorazione come si deve. Come vedi questa è una struttura snella ma estremamente efficace. Ci ha richiesto, ora non lo so, di 10-15 minuti circa, veramente molto poco. Ovviamente questo perché so come fare le cose, questo per dirti che inizia a partire con questo video, inizia a testare una product page e poi nel momento in cui ti senti confident chiaramente potrai andare veramente veloce. Però ripeto, con già le informazioni che ti ho dato puoi andare a fare una product page che ha tutte le carte in regola per poter funzionare e per poter vendere. Quindi questo insomma era letteralmente quello che ti serve fare per andare a creare uno store in modo snello, in modo rapido e, ripeto, performante, e partire con questa strategia. Bene, per questo video era tutto. Come hai visto è uscito comunque qualcosa di molto interessante e, ripeto, questo è ciò che funziona. Molti anche degli studenti a cui consiglio appunto di andare su TikTok, di creare uno store comunque snello, performante, due parole chiave che in questo video ti ho citato diverse volte, fanno questo, cioè quindi contenuti, tante gif, mostrare tanto il lato visivo del prodotto e andare poi a creare comunque un processo molto semplice: TikTok, prodotto e poi checkout. Questo è tutto quello che avevo da dirvi. Ovviamente farvelo vedere poi è una cosa, andare voi stessi a farlo è logicamente un'altra. Le prove di Shopify che puoi fare sono illimitate, quindi mettiti al lavoro, fammi poi sapere come va. Se hai dei dubbi fammelo sapere anche qui sotto nei commenti e come sempre lasciami un bel mi piace, iscriviti al canale e poi noi ci vediamo nel prossimo video.